Leonardo Perez segna al 42esimo del secondo tempo. Rivediamo Tulli, Rizzo e non Barberis. Parte il destro, qui si tuffa un po' goffamente Faraon, che oggi sostituiva in porta Pisseri. Nonostante abbia preso 4 gol, l'estremo difensore del Catanzaro non mi sembra che abbia molte responsabilità, forse su questo gol di Pérez.